Buonasera amici di Nova News 24. Nonostante ieri sera il grande fratello Shai Lagatta e Javier Martinez siano stati trattati come la prima coppia di questa edizione, in realtà la ballerina è molto presa anche da Lorenzo Spolverato, che in questi giorni ha baciato Elena Prestes ed ha legato molto con lei. Ieri notte dopo la puntata Shaila si è appartata con Javier e gli ha chiesto di esporsi di più, se ti va di baciarmi sul collo fallo, se ti va di avvicinarti di più fallo, prendi pure l'iniziativa. Io contesto bene e lo sai, mi sono esposta molto, punto. Poco dopo però Shalia ha fatto una sorta di esterna con Lorenzo in piscina. I due hanno ammesso di essere attratti l'uno dall'altra e lei l'ha stuzzicato. Io non ho scelto nessuno. Però vedo che tu l'hai fatto e allora mi comporto di conseguenza, sei con lei, la Prestes, e va bene. Lorenzo ha spiegato alla sua amica speciale di non essere impegnato emotivamente con nessuna e di essere interessato nell'approfondire la sua conoscenza, la gatta però ha messo le mani avanti, ti vorrei credere, però a volte mi sembra che tu reciti un po', ma se dici la verità mi fa piacere. La Prestes ha visto da lontano la scena e ovviamente non l'ha presa benissimo. La modella ha chiesto chiarezza a Lorenzo e ha detto che se lui si avvicinerà a Shaila, lei farà dei passi indietro. Spolverato ha cercato di calmarla. Io non voglio che tu soffra, se ti vuoi tirare indietro perché mi vedi indeciso, allora sono d'accordo, però è un peccato. Tra noi stava nascendo una complicità. La bella brasiliana ha chiesto a Spolverato se per Shaila prova solo attrazione o se è anche coinvolto emotivamente. Tu mi piaci e lo sai, mi confondi. Ma per non farmi soffrire è bene tirare i freni. Cosa succede nella tua testa con Shaila? Se tu mi dici che per lei provi qualcosa di mentale e non solo fisico, allora mi fermo, punto. Lorenzo ha detto di non essere pronto a scegliere. Non sono pronto, non ho una risposta e allora tiro il freno io per farti del bene. Devo ancora capire cosa sento per lei. Non voglio scegliere, ma vivere. Non posso vivere due cose diverse in cui una diventa una relazione e l'altra una bella amicizia? Se chiudiamo è stato bello fino ad oggi, punto. La parola scelta ha mandato su tutte le furie la modella. Bravo, bravissimo, tira il freno. Mi devi rispettare, io voglio i miei spazi. Io so cosa voglio e tu no. Ma poi basta dire chi scelgo non usare questa parola con me, tu sei fuori? Non dovresti mettere questa parola in mezzo a questa conversazione. Mi avevi detto fino a ieri che era una tua amica e adesso sei indeciso. Io so bene che c'è una differenza tra provare attrazione e anche trasporto mentale, tu non vuoi dirmelo. Tu mi hai già perso. Ma tu come ti sentiresti se io dicessi non so chi scegliere tra te e un altro? Spolverato è sbottato, basta è fatta, vai a dormire. Elena ha alzato la voce ed ha rimproverato l'amico. Ma chi sei? Non mi dici vai a dormire, decido io quando andare. Una volta andata in camera la Prestes è scoppiata a piangere.